Una giovane studentessa venne per studiare matematica, scienze e storia, senza immaginare che avrebbe imparato qualcosa che le avrebbe salvato la vita. Penso che l'istruzione avventista sia un grande campo missionario in Africa in generale. Anche in questa scuola vi sono più studenti non avventisti che studenti avventisti. Solo circa il 5% degli studenti di questa scuola superiore proviene da un contesto avventista. È un'enorme opportunità missionaria per condividere l'amore di Gesù nella capitale del Camerun, Yaoundé. Non si può restare inattivi. Molti vengono qui in ufficio per parlare dei loro problemi e bisogna seguirli e pregare con loro. Un giorno, una studentessa di nome Kamo andò nell'ufficio del cappellano, Yetna, cercando aiuto. Soffriva perché aveva un problema al cuore. Dopo molti accertamenti, i medici avevano deciso che era necessario un intervento chirurgico. Anche se la giovane non proveniva da una famiglia cristiana, il cappellano Yetna le parlò della preghiera. Le dissi che la preghiera è un dialogo tra lei e Dio, il suo Padre Celeste. Le dissi che se crede in Dio non c'è problema, niente è impossibile per Dio. E la sfidai a iniziare a pregare ogni mattina e ogni sera per quel problema particolare. Dopo che il cappellano Yetna e Kamo passarono delle settimane a pregare per il problema cardiaco della ragazza, i dottori furono sorpresi da ciò che accadde. Continuai a pregare senza sosta. Nel frattempo feci altre visite. La quinta volta che andai dal medico mi disse che era sorpreso. Non vedo più la malattia. Il dottore convocò i genitori della ragazza nel suo ufficio per chiedere loro cosa le avessero dato per un tale risultato. E i genitori dissero al dottore, niente. La malattia cardiaca era svanita e l'unica medicina data era la preghiera. Questo mi aiuta a sapere che Dio è la prima cosa a cui dovremmo pensare nella vita. Dopo questa esperienza ho iniziato a pregare ogni giorno. La chiesa avventista in Camerun è concentrata nella parte meridionale del paese. I responsabili della chiesa vorrebbero raggiungere anche la regione settentrionale, dove al momento non ci sono scuole avventiste. Così, la costruzione di una scuola sarebbe un'opportunità missionaria straordinaria. Costruire una scuola nella regione settentrionale, dove ci sono molte persone che non sono avventiste e anche non cristiane, è molto importante. Lo è in primo luogo per la missione, perché, come sapete, dobbiamo raggiungere le regioni che potrebbero non aver mai sentito parlare di Cristo. C'è già un appezzamento di terreno destinato al nuovo edificio scolastico ed è stato già realizzato un progetto di come sarà la scuola una volta completata. Questa offerta del tredicesimo sabato aiuterà la Chiesa in Camerun a costruire la prima scuola per la regione settentrionale del paese. Pregate per questo progetto, che sarà un'opportunità per portare il Vangelo in luoghi non ancora raggiunti. Grazie per il vostro sostegno all'offerta del tredicesimo sabato.